La mostra riguarda Palmiro Togliatti ed è allestita alla Camera dei Deputati, nella Sala della Regina. Tra documenti sulla Costituzione, lettere d'amore indirizzate a Nilde Iotti e scritti in russo, si trova anche un reperto apparentemente fuori luogo. Si tratta dell'ordine del giorno Dino Grandi, approvato dal Gran Consiglio del Fascismo il 23 luglio 1943. Il documento originale, con cui si sancì la caduta di Benito Mussolini, che appartiene all'Archivio Centrale dello Stato, è in perfetto stato di conservazione, sia nella parte dattiloscritta che nelle firme. Sulla carta intestata del Partito Nazional Fascista, con impresso lo slogan «Vincere», c'è la spunta a matita delle singole dichiarazioni di voto e l'esito finale scritto a mano. Il Duce era convinto che quel documento non avesse valore legale, in quanto il Gran Consiglio svolgeva solo un ruolo consultivo, ma il giorno seguente, proprio in forza dell'ordine del giorno Grandi, fu deposto dal re e tratto in arresto.